Abbiamo in mezzo a noi Ellen, che qualcuno di voi ha già visto, c'è il suo libro. Lei è proprio l'esempio vivente di come tramite le nostre preghiere noi possiamo far sì che questi credenti non vengano meno nel momento di grave prova in cui si possono trovare. Vi voglio leggere un breve estratto da questo libro. Ellen ha scritto: «Non avrei mai pensato di lasciare il mio paese, eppure gran parte dei cristiani eritrei è costretta ad andarsene a causa della loro fede. Non abbiamo la libertà di leggere il libro che amiamo o di adorare il nostro Dio. Tutto ciò che abbiamo ricevuto in Eritrea è degrado e umiliazione. Siamo stati torturati, abbiamo offerto le nostre schiene ai loro bastoni e siamo stati separati dai nostri amati. La mia preghiera è che tutto questo possa cambiare e che Dio ponga termine alla persecuzione in Eritrea. Molti pastori trascorrono la loro vita in carcere, i loro figli diventano praticamente orfani e non conoscono più i loro genitori e le mogli vengono separate per anni dai mariti. Vorrei incoraggiare ogni cristiano a pregare affinché queste cose finiscano. Il mio desiderio è semplice, quello di poter tornare a vivere nel mio paese». E più avanti dice: «Per questo vorrei dare un messaggio ai cristiani fra voi che vivono nel mondo libero. Non considerate scontata la vostra libertà. Usate ogni occasione per lodare il Signore quotidianamente. Se io ho potuto cantare in carcere, e sono le cose che ci racconterà tra poco, quante cose sublimi potete fare voi con la vostra libertà per la gloria di Dio. E ho anche un messaggio per i miei torturatori. Vorrei dire loro che li amo e che spero che anch'essi un giorno comincino a credere in quel Gesù che ho il privilegio di servire». E ora vorrei invitare Ellen sul palco. Oggi è una gioia vedere le persone che ringraziano il Signore con me. Tulluku nagar demo malet open doors ka esir bet indewataw. La cosa grande è che porte aperte dopo che sono uscite dalla prigione. Yonech setio Sudan yallo metta gomtay neber. Quando ero nel Sudan era venuta a trovarmi. Denmark yallum bizu postcard ka alam hullu oda 3000 postcard allen. Quando sono arrivata a Denmark ho ricevuto anche più di 3000 cartoline. Malet wheelchair lai quch bile indezi aynet ka wendimamoch Xavier Cassi metà, betam libbehen yasdesetewal. Ed era molto bello, molto edificante, stando seduti sulla sedia a rotelle, poter leggere tutti questi vostri messaggi. Ahun malet mifellegew lemisarutin aizwachu malet tilik neger new. Voglio dirvi, è molto una grande incoraggiamento, incoraggiare a quelli che operano, che lavorano, vai avanti. E queste persone stanno facendo un grandissimo lavoro. E vi consiglio di dargli la vostra mano destra, il vostro appoggio a queste persone che si occupano della Chiesa perseguitata. ለሚቀጥለው ደግሞ እዚህ ህዝብ ዳብል እንደምትሆን እርግጠኛ ነኝ። Sono sicura che la prossima volta ci sarà molto più persone di quello che abbiamo questa sera. ምክንያቱም open doors የሚሰሩት ከእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ። Perché porte aperte stanno operando secondo la parola di Dio. የእግዚአብሔር ቃልም የታሰሩትን እንድንረዳ የታመሙትን እንድንረዳ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። La parola di Dio ci dice di
visitare i prigionieri, visitare gli ammalati. Perciò, siccome questa è quello che loro fanno è parola di Dio, perciò Dio è con loro. In un altro senso è con tutti voi. Siate felici di questa cosa. La storia che stasera racconterò non è come ieri sera. Questa quella che stasera sarà un po' più forte. Vorrei che prepariate i vostri cuori, anche il mio, pregate per me, sono molto emotivo. Allora, siccome ci saranno tante persone che, forti che usciranno da questa nazione, persone come l'Apostolo Paolo, Petros, come l'Apostolo Pietro, come Yehu, quello che ha ammazzato Jezebel e Acab. እንደዚህ አይነት ሰዎች ከዚህ ምድር ስለሚወለዱ አሁን ጠንከር ማለት አለባችሁ perciò siccome ci saranno tanti che nasceranno come queste persone siate forti ad ascoltare la testimonianza. ዛሬ መልእክት ብቻ አይደለም አስተላልፈ ይሄን እንፈልገው. Stasera non voglio soltanto darvi un messaggio. ጀግኖች እንዲወለዱ ፈልጋለሁ. Stasera ho desiderio che nascano dei gigioni. Alleluia. Amen. Amen, ማለት ደግሞ መስነፍ የለባችሁ. Perciò non vi dovete vergognare di dire amen. ምክንያቱም አሜን ስንል ጠላት እዚህ አይቆምም. Perciò quando diciamo amen il diavolo non può resistere. ምክንያቱም አዎ ተስማማን ማለት ነው. Perché vuol dire sì, sono d'accordo. Alleluia. Amen. ኢየሱስ ጌታ ነው. Gesù è il Signore. እኛ እናመልከው አምላክ ሕያው አምላክ ነው. Quello che noi adoriamo è un Dio grande. አሁን እኔ የምፈልገው እዚህ ቃል እንደዚህ ይላል ማለት ሳይሆን ይሄ ቃል ሕያው ነው ማለት ፈልጋለሁ. Non è che voglio dire quello che dice, così dice questa parola, ma voglio dire che questa parola è una parola vivente. ምክንያቱም ይሄ ቃል ሕያው ነው. Perché questa parola è vivente. እኔ በሕይወቴ አይቼዋለሁ. E io l'ho visto nella mia vita. ይላል ብዬ አይደለም የምሰብከው እግዚአብሔር ሕያው ነው እንደ ቃሉ ነው የምለው. E io non sto dicendo così dice il Signore, ma è così quello che il Signore ha detto. Amen. Jesus Gaetano. Gesù è il Signore. ነገር ግን ማለት ወደ ምስክርነት መግባት ስላለብኝ ምስክርነቴን ማስተላልፋለሁ. Perciò siccome devo entrare nella mia testimonianza, inizierò con la mia testimonianza. Alleluia. ማለት ትናንት እንደተናገርኩት ማለት ነው. Come ho detto ieri sera. በእስር ቤት ውስጥ ለ32 ወር ነኝ የነበርኩት. Sono stata in prigione per 32 mesi. ይሄስ የመጨረሻው እስር ቤት ማለት ነው. Questi 32 mesi è soltanto gli ultimi tempi della prigione. ማለት ከዛ በፊት ግን ብዙ ጊዜ ታሰር ነበር ወጣ ነበር መጨረሻ ላይ ግን 32 ወር. Perché prima di quello sono stata tante volte dentro e poi uscivo e poi rientravo, però gli ultimi l'ultimo è stato 32 mesi. ማለት አሁን ይሄ እኔ የታሰርኩት የወንጌል ባህሪ ስለሆነ ብቻ ነው. E io sono stata imprigionata soltanto per motivo dell'evangelo. ብቃት ኖሮኝ አይደለም. Non perché ero capace, ecco. Non perché ero capace. ነገር ግን በቃ እሱ ስለፈለገ ብቻ ነው. È solo perché lui ha voluto. ማለት ይሄ የመጨረሻ እስር ቤት ሆኖ አንደርግራውንድ ሆነን ከወጣቶች ጋር. Quando nell'ultima prigionia ero sotterraneo con tanti giovani. በሌሊቱ 2 ሰዓት ነበር. Alle 2 di notte. ማለት እስከ 2002 church ክፍት ነበር.
Fino all'anno 2002 c'era la possibilità di adorazione, perciò le chiese erano aperte. Ma già lo sciagini è il tra mendist arat cerciocci in fecrovale? Verso la fine del 2002 il governo eritreo ha concesso solo a quattro denominazioni di aprire. Orthodox, Catholic, Lutheran, Evangelical Church and Islam. La Chiesa Cattolica, la Chiesa Ortodossa, Copta, i Luterani e poi i Musulmani. ትንሽ ቆይቶ ግን በቃ ቤተክርስቲያን መዝጋት ጀመሩ dopo un po' hanno iniziato a chiudere questa chiesa በዛ ደግሞ ሁሉም spiritual የሆነ መንፈሳዊ የሆነ ቸርቾች ዘጉት anche tutte le chiese spirituali li hanno chiusi አሁን አራት ቸርች ፈቅደናል አሉ እንጂ እነቱ ግን እሱ አይደለም hanno detto in parole che hanno permesso a quattro tipi di chiese di aprire, ma in realtà non era così. Lemsale ahun sinnai l'Orthodox patriarch srubet ust ne yallut. Perché se vediamo il patriarca ortodosso a questo momento è in prigione. L'Orthodox astamariwoch neberu doctoroch neberu qes neberu nessu srubet ust nacho yallut. Tanti insegnanti ortodossi preti sono tanti ortodossi sono nelle prigioni ma sinnayo yetedaragaw negerna yallon betam illayayal perciò quando noi vediamo da quello che loro hanno detto è la realtà è molto diversa zari sle nurz korea bizu sinsaman neber oggi abbiamo sentito molto del Corea del Nord migerm gin egna betam tikit hizbinen ma noi siamo poche persone la popolazione eritrea ams million man anhun perché non c'è neanche 5 milioni di abitanti in Eritrea andazza uno wotatu baka agar loqo wotwal anche essendo così pochi tanti giovani hanno lasciato il paese e sono andati via አሁን ወደ እንትኑ ልመለስ ወጣቶች ያስተማሩ underground perciò ritornando al mio discorso quando ero nel sotterraneo che insegnavo quei giovani ድንገት መጥቶ underground-ን ከፍቶ አወጡን ማለት ነው ecco era in una cantina di una casa perciò sono entrati i militari e li hanno presi migerም ነገር በጣም alcol ጠጥተው ነበር ed erano molto avevano molto bevuto ed erano un po' ubriachi. Cosa autotu yet ndemimetun mayaqum rasachin imetunal baka non sapevano neanche dove ci picchiavano come trovavano. Cosa od bolstavia wasedun e ci hanno preso nella questura. Zagetun lenoch setoch neboru belela case malatno e c'erano altre donne in quelle prigioni però per diversi reati. Ungil arfumna nessun mamaskar jemmer. Perciò abbiamo iniziato lì così come se eravamo battuti, abbiamo iniziato a evangelizzare queste donne che erano lì in quelle prigioni. Ya servet bota lemijaw neber malat buzu gize za bota sala tasserkun indegena indeqermo mezemmer jemmerun izza. Siccome tante volte ero entrata in quelle prigioni ero familiare con quel posto perciò cantavo là dentro con i canti che avevo scritto casa bota autato edej wahai molla sar za ndimberk arabo allora mi hanno fatto uscire visto che cantavo mi hanno fatto uscire dalla prigione e mi hanno messo fuori in ginocchio sull'erba bagnata cosa poi dopo le lita sgabun e nella notte mi hanno fatto rientrare malat indegena ወደ አዳቤቶ የሚባል ሌላ ቦታ ወሰዱ poi mi hanno preso in un altro luogo chiamato አዳቤቶ migerm neger ya ቦታ military ቦታ ነው e quel posto era un posto militare
E c'erano tanti giovani che potevano fare tanti lavori che erano accumulati in quel luogo. E tanti erano dei militari. ምክንያቱም የሚሊታሪ አመታትን እየቆጠረ በቃ እድሜያቸው እዛ ስለሆነ አንዳንዴ ጥሎት ይወጡና ይዘው እዛ ያስገቧቸዋል siccome tanti giovani militari che aspettavano il loro tempo e dovevano fare questo servizio militare andare in guerra e a un certo punto quando scappavano se li prendevano li mettevano in quella prigione dove lei è stata ምክንያቱም የትምርት እድል ያላቸው non hanno la possibilità di studiare ሁሉም ወደ ሚሊታሪ ነው የሚሄደው e tutti i giovani vanno a fare militare በጊዜው ትዳር እንዳያደርጉ ደግሞ ትዳር ሊያደርጉ አይችሉም ገንዘብም ያላቸው da giovani non potevano neanche formare una famiglia sposarsi perché non avevano soldi ሴቶቹም እንደዛ እድሜያቸው እዛ ነው የሚያልቀው anche le ragazze erano prese per fare il militare. Perciò c'è una situazione molto drastica nel nostro paese. E lì dentro c'erano anche dei ragazzi che sono stati rispediti da Malta. Erano molto ammalati e non potevano neanche dormire. E siccome noi eravamo vicino a loro, non potevamo neanche dormire. Il loro corpo era molto martorizzato perché per motivi di torture, perciò soffrivano molto. E altri erano dentro delle celle di isolamento. E questi qua che erano nelle celle di isolamento erano legati e incatenati e erano buttati in quelle celle. E di notte urlavano forte. E gridavano dicendo no, ma non c'è nessuno che ci aiuta ma come sarà la nostra vita e c'era un musulmano che anche lui era dentro e aveva l'epilepsia e quando gli veniva questa crisi si batteva contro i muri un giorno l'avevano messo sul corridoio e piano piano mi sono avvicinato a lui allora vedevo che aveva un legame diabolico e quando ho iniziato a cantare il cantico ha incominciato a gridare e in quel momento quando si è manifestato mi sono dimenticato che ero in prigione e ho incominciato a sgridare e a cacciare Dio e questi militari i poliziotti sono venuti ma cosa stai facendo? ነገር ግን ወንጌል ስለማይታፈን በቃ ስራዬ እንሰራ ነበር siccome l'evangelo non puoi soffocarlo io continuavo a gridare መጨረሻ ላይ እነሱን ፈርተው ሮጠው ወጡ alla fine anche i poliziotti avevano paura perché era una cosa spirituale e sono scappati via ደስ የሚለው ሰውየው ከዛ የዲያብሎስን እስራት ተፈታ quello che è bello è che questo musulmano fu liberato dal legame spirituale. ከዛ ምን አሉ በቃ እናንተ እዚህም ስራችሁ እየቀጠላችሁ ስለሆነ በቃ ሌላ ቦታ ልንወስዳችሁ ነው። Perciò siccome ci hanno detto siccome non state fermi neanche qua vi portiamo in un altro luogo.
እንደዛ ብሎ ወስነው ለሊት እኔ ትንሽ ወዲና ሞይ ነበርና nella notte io avevo un mal di stomaco ከዛ እደልች መውጣት ፈልጋለሁ ብዬ ለሊት መውጣት ፈለኩ perciò gli ho chiesto se potevo uscire e mi hanno dato il permesso di uscire ግን ሽንት ቤት የለም የሆነ ጎድጓዳ ነገር ነው የሚያዘጋጁት non ci sono i bagni c'è solo un piccolo pozzetto ከዛ ሳይ ወጣቶች በገመድ ታስረው በቃ እግራቸው ወደ ላይ እጃቸው እንደዚህ ሆኖ መሬት ላይ ታስረው ነበር quando ero uscita vedevo tanti giovani che erano legati i piedi e le mani che erano buttati là fuori ልክ ሳያቸው ምንድነው አልኩት ሰውየው quando li ho visti ho detto ma che cosa fanno qui fuori መጠየቅ አልፈቀደም ጸጥ በያለኝ e allora mi hanno detto non si può chiedere stai zitta migarun gin endezza begemet tasro liadru no za legati così dovevano dormire lì fuori cosa wodo ust gelche endezzi ko yetasro so wochalnu mus biyes negracho setochu quando sono rientrata ho chiesto alle donne che erano lì ma ho visto dei ragazzi che erano legati mani e piedi leka military botas endezza no mitassorut endino and the air helicopter no mibalal nel regime militare ci hanno detto che vengono legati in questa maniera che significa un legame tipo elicottero cosa በጣም ገረመኝ ቆይተው ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ ወሰዱ ከከተማ ውጭ ማለት ነው da lì come avevo detto mi hanno trasferito in un altro luogo molto fuori da quel paese Mysore ይባላል ቦታው un posto chiamato Mysore migarlo ነገር መጀመሪያ ስትገባ በጭቃ የተሰራ ቤት ነው ያለው መጀመሪያ appena entri vedi delle case di fango normally ማለት ኤርትራ ቤት ሲሰራ የሆነ ጡት ነው ይባላል ነገር ነው የሚሰራው ይሄ ግን ምን አይነት ነገር እንደሆነ በጭቃ የተሰራ በቃ በጣም የሚዘገንን ቤቶች ነው ያሉት እዛ generalmente le case in Eritrea si fanno con dei tipo mattone però queste case erano fatte proprio con fango ed era un po' faceva impressione cosa za astegto ignan mefetes jemaru e da lì ci hanno messo là hanno incominciato a perquisirci cosa ani alcuni zi di ascamto no mignatum dingai silona farso ማለት እንትን ሊያረግ ይችላል እንዴት ይሆናል አልኩኝ allora ho pensato forse ci mettono qui magari se crolla la casa ci crolla addosso la casa የባሰ ወደ ውስጥ ሲወስዱ ኮንቴነር ዛ ወደ 23 ሚሊዮን ኮንቴነር አየው ማለት ነው invece non è che ci hanno messo là ci hanno portato ancora più avanti e lì c'erano più di 23 container cosa በጨረሻ ላይ ምክንያቱም የሆነ ቦታ እንትን እንስሳ ኮንቴነር ውስጥ አደሩና ሞቱ አደሩ ሲባል ሰማ ነበር io sentivo che prima che le pecore li mettevano dentro questi container quando c'è freddo avevo sentito che questi animali erano morti normali regime gize የሆነ እቃ ኮንቴነር ውስጥ ከተቀመጠ ይበላሻል Generalmente quando metti qualche cosa nel container per lungo tempo può andar male. Zasubi kemmatal biye mecherash baamroye annebaram. Non avevo mai pensato che sarebbero arrivati a mettere le persone in quei prigioni di container. Io zatagani yedinna so yo gardu and container kafato. Quando ci siamo avvicinati a un container c'è il guardiano ha aperto questo container cosa si capto la casa ወጣቶች ትንሽ መስኮት አለች በዛ እንደዚህ ብሎ ሲያዩን አየዋቸው ወጣቶች in quel container questi avevano fatto un piccolo buco e da questo piccolo buco quelli che erano dentro potevano vedere e vidi che c'erano questi giovani dentro
questo container. Cosa? Sai, le case sono in orasi. Sono c'hanno qui. Allora, quando ho visto che erano persone, mi sono meravigliato, ma qui ci sono delle persone dentro. Ma tu gruvolo a sgabbanzo io. E perciò il militare a un certo punto, dopo che ha aperto, ci ha spinti dentro e ci ha fatto entrare. Cosa? Scintivete dal blanta ieri. E poi l'abbiamo chiesto, ma il bagno dove c'è? Scinti vedi il lambolo, io non qualcuno isometto, satan. Ci ha detto no, non ci sono bagni. Ci ha portato una latina e ci ha detto tenete questo. Cosa? Ma brazzi, il lambolo, ma non c'è luce, l'abbiamo chiesto. Ma brazzi, il lambolo. Non c'è neanche luce. Cosa? Containeru, zidat zidat nebberu, anset, betam, sonnetachin hullu, intinaragun malata. Siccome quei container non erano puliti, c'erano pidocchi, c'erano pulci. Lelitun mulu beqa endezi tutta la notte ci grattavamo. Cosa? Lelit demo birdu beqa linegrachu alchilin betam haylenya birdu no. Di notte c'era un freddo tremendo che non posso neanche descrivere. Il mangiare che ci davano era acqua, assomigliava acqua. Quando lo bevi questo va direttamente giù. Cosa le dite che avevam perdon? Candomo amimo caldo. Di notte fa molto freddo e di giorno fa molto caldo. Cosa sai io mo così anno sa a cavavi si dors? Si tu ci va camaret lai va camatenga jammeru lusaccio un aulico. E a un certo punto della giornata di giorno le donne si svestivano e dormivano solo per terra. Mi gamo ci ma si tu ci nabbaro? E c'erano anche delle vecchie. Asra arat asram istedme nabaracho nabaru c'era anche dei giovani di 14 15 anni kaza betam no mikabdo ed era molto pesante stare lì dentro kaza dingat helen mindin nnarago bro tayeku e questi ragazzi mi hanno chiesto ma cosa facciamo adesso Helen malet ene no mo bazam bota astembracho sele nabare kebat tiyake no lene siccome li insegnavo a questi giovani, a queste persone che erano dentro, questa domanda per me era una domanda un po' difficile. Cosa andesa ve lo si tagliacun? Cattavo di Xavier Kahn, ma che ne ha tu? Io tagliacca una garia Kahn, ma il sallo. Allora, quando mi hanno chiesto questo, sono andato alla parola di Dio, perché qualunque domanda che ci facciamo, la risposta la possiamo trovare nella parola di Dio. Allora ho detto, ma cosa dice a proposito la parola di Dio? Allora ho visto che quando Paolo e Sila erano in prigione sono stati liberati dalla potenza della lode. Jericho gimb si farsam bamsgana ne farraso e anche le mura di Gerico crollarono per la potenza della lode della casa wodiaw nzemmer alquacho allora gli ho detto guardate facciamo una cosa lodiamo il Signore cantiamo per il Signore mim bilen nzemmer cosa cantiamo che cosa dobbiamo dire በቃ ስለዚህ ያጋጠመን ስለ ብርዱ ስለ ሙቀቱ ስለ ረሃቡ ስለ ሁሉም ነገር በቃ እግዚአብሔር እናመስግነው አልኳቸው allora gli ho detto vabbè cantiamo della situazione che abbiamo del dolore del freddo del caldo della fame della sete cantiamo di quello della situazione in cui ci troviamo ምክንያቱም ሲመች ብቻ ስታመሰግን ጠላትም አይገርመውም ሰይጣንም አይገርመውም perché se ringrazi soltanto quando stai bene il diavolo non gli fa né caldo né freddo በእግዚአብሔር ቃል ስናይ ሰይጣን ዓለምን ዞሬ አየዋት ብሎ ሲፎክር se vediamo nella parola di Dio
dice che il diavolo gira intorno al mondo per vedere. E come Dio disse al diavolo, hai visto il mio servo Giobbe? Insomma, ሁሉም አለበት ምን ሆኖ ነው የሚከደው? ሁሉም ወጥተለታል ምንስ ወደለው ያመሰግናል እንጂ አይነት ነገር ተናገረ. E lui disse, per forza, Giobbe ti ringrazia perché non gli manca niente, c'ha tutto, perciò non c'è niente da meravigliarsi, lui disse. መጨረሻ ግን በእሱ እንዳትነካ ነገሩን ሁሉ ግን መንካት ትችላለህ ሲለው እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ሲል ጣራት በዛ ተመተ. E quando Dio gli ha dato il permesso di andare e toccarli di tutto quello che aveva intorno ma non l'anima sua, ecco, Giobbe rispose con una lode dicendo nudo sono venuto, nudo andrò, perciò benedetto sia il nome dell'Eterno. Perciò in quel caso il diavolo fu sconfitto. Perciò non è solo quando stiamo bene che dobbiamo ringraziare il Signore. Ratin indinashinif kohone baltemeche saat bemekara gize temesgen sinin bezan entaratachin yirrtano minnal. Allora, per vincere il maligno noi dobbiamo ringraziare il Signore anche nei momenti più difficili della nostra situazione. Così siamo più che vincitori in Cristo Gesù. Kaza bemahal mezemer jemberun malatno. Allora iniziai a cantare. Tamaskan baharur, tamaskan bzahli, tamaskan baharur, tamaskan, tamaskan bzahli, tamaskan bmerkab, tamaskan bmisqan, tamaskan bmerkab, tamaskan, tamaskan bmisqan, tamaskan bhullu, tamaskan bhullu, tamaskan bhullu. Allora io iniziai a cantare dicendo grazie per, non sono un cantante perciò non canto, grazie per le mancanze, grazie per l'abbondanza, grazie per quello che tu mi dai, grazie per quello che non ho, grazie per la fame, grazie per ogni cosa che tu mi fai passare, diceva, e così cantava in quel luogo. እንደዚህ ብለን እየዘመርን ጋርዶች መጡና በቃ አወጡን ወደ ደጅ. Quando cantavo in questa maniera sono venuti i guardiani e mi hanno fatto uscire da quel posto. ከጠላት ጋር ተስማምተን ዝም ብለን ቡና መጠጣ ቆሎ ጋር አይነካም አትነካው በሰላም ነው የምትኖረው. Quando stai in questi luoghi che prendi caffè, che sei d'accordo con le situazioni, automaticamente il maligno non ti dice niente, ma quando vai contro la situazione la cosa diventa difficile. ነገር ግን በዛ ጊዜ በመዝሙራችን ስለነካነው እነሱን አስመስቶ ወደ ደጅ አስወጡ. Perciò siccome noi l'abbiamo toccato per mezzo dei nostri cantici, sono venuti e ci hanno portati fuori. ከዛ የደረሰብን ብዙ ነገር ነበር ጫማህን አውልቀ እሾህ ካለው ድንጋይ ያለው ትሮጣለህ ማለት ነው. Poi ci facevano correre sopra la ghiaia, sopra le spine. Eri scalzi. መሬት ላይ ያንከባልሉሃል. Ci facevano rotolare sulla strada, sulle ghiaia. ከዛም ድብደባ አለ. Ci picchiavano. በቃ አትዘምሩ የሚል እንትን ያለ. La cosa che erano contrari è che non volevano che noi cantassimo. ከዛ በቃ እኛ መዝሙር አምልኳችን ነው አናቆምም ብለን በቃ ቆምን ማለት ነው. Allora noi siamo rimasti fermi dicendo la nostra vita è il canto, perciò non ci fermeremo nel cantare. እንደዛ ሆኖ ቀን በሰንሰለት ለሊት በሰንሰለት ስንት ጊዜ እንደዚህ ያለን ታሰርን ማለት ነው. Di notte e di giorno per questo motivo ci tenevano legati con le catene. ሚገርም ነገር በመጽሐፍ ስለ ሲድራቅ ሚሳቅ አብደነጎ ስናይ una cosa che vediamo nella Bibbia è la storia di Sadrach, Meshach e Abednego. ለምስሉ አንሰግድም ብለው ሲቆሙ
quando sono rimasti fermi dicendo noi non ci chiniamo a questa statua. E siccome sono stati fermi fino alla fine, tre persone sono state gettate nel fuoco ardente, però c'era la quarta persona della persona del Signore. Se tu rimani fermo nel tuo proponimento, Dio sta facendo qualcosa di grande per te. Anche i regni possono essere conquistati se rimani fermo nel tuo proponimento. Anche quelli che ti chiedono o chiedono di adorare le loro statue, i loro idoli, a loro stessi si inchineranno. Quando noi siamo rimasti fermi dicendo no, non ci fermeremo nel cantare, ma canteremo, continueremo a cantare, sapete cosa ci hanno detto? Va bene, cantate, però sommessamente. Alleluia! Amen. Gesù è il Signore. E questa parola è stata scritta per noi. Sidrach, Misach, Abednego, እንደዚህ ያሉ አይደለም ብቻ አምለው ይሄንን ቃል ሕያው ነው. Non sto dicendo che Sadrach, Mesach, che questa scrittura dice che Sadrach, Mesach e Abednego sono stati salvati, ma questa parola è vivente. Alleluia. Amen. አሁንም በዚህ ዘመን ኃይለኞች ይወለዳሉ. Ancora in questo periodo nasceranno dei forti. ለምስል የማይሰግዱ እንደ Sidrach, Mesach, Abednego በምድሪቱ ይገለጣሉ. E ci saranno tanti che non si inchineranno davanti a statue, ma andranno avanti forte come i tre ragazzi. Che quando li faranno entrare nella fornace non avranno paura. Alleluia. Amen. E dopo di là ci hanno fatto di nuovo entrare nel container. E poi da lì ci hanno chiamato per abbiure la nostra fede. E noi abbiamo detto no, siamo rimasti fermi, non abbiureremo nessuna la nostra fede. መጀመሪያ እኔ ነው አውጥቶ የሆነች ከአሜሪካ የመጣች እናት ሲትየው c'era una donna che era venuta dall'America. ማለት የአእምሮ ችግር አለባት ህክምና ነው የሚገባት እንጂ እስር ቤት አይደለም የሚገባት ሷ che aveva problemi psicologici e non era il posto per lei nel container. Doveva essere un ospedale psichiatrico, invece loro l'hanno messa dentro quel container. Non le davano nessuna medicina. Non dormiva né notte né giorno. M'hanno presa e m'hanno messo nel container dove c'era questa ragazza per farmi impazzire. ከዛ በቃ ነገሩ ገባኝ ክርስቲና ዋጋ እንደሚያስከፍል በደንብ ገባኝ. Allora ho capito che c'è un prezzo da pagare per rimanere cristiano. ምክንያቱም ከእስር ቤት በፊት ሪቻርድ ቡምብራን መጽሐፍ ብዙ ጊዜ ደጋግሜ አነበው ነበር. Prima di entrare in prigione leggevo il libro di Richard Bumbran. ክርስቲና ዋጋ እንደሚያስከፍል በደንብ ነው የሚገባኝ. Allora capivo che c'è un prezzo da pagare per il cristianesimo. ከዛልኩኝ ለሊት ሳተኛ እኛን እየመታች ብዙ ነገር ስታረግ e nella notte non dormiva, a volte veniva, ci picchiava e faceva tante altre cose. በቃ ህይወት እየተፈተነች ነው አልኩኝ. Allora dicevo quest'anima mia è nelle prove. ምገም ለሊት አንተኛ ቀን አንተኛ ልክ መተኛት ስትፈልግ ኮንቴነር ትመታውና ወዲያው ነው. Non riuscivamo a dormire né di notte né di giorno, e se a volte ci assopivamo così chiudevamo gli occhi per cercare di dormire, sbatteva il container, allora ci svegliavamo.
Così venivano anche tante altre prigioniere, donne. C'era un fratello che diceva che ci sono più di 2000 persone circa in prigione a questo momento. Quando ero in questi 32 mesi in quella prigione, tra quelli che venivano e quelli che andavano, mi sembra che saranno state più di 20.000 persone, che è un giro forte di persone. Siccome è una prigione molto dura, e allora diventano difficile per loro e uscirono. Specialmente questa donna qua, che era psicologicamente instabile, ci picchiava, ci tirava i capelli, ci faceva tante cose che non posso spiegare proprio. E siccome tanti di questi giovani, per motivo di questa donna qua che li picchiavano, che se ne andavano, uscivano, e altri venivano. A volte venivano nuove ragazze. E mi chiedevano: ma questo è un manicomio o una prigione? E tanti, questo non è un posto che possiamo resistere, e se ne vanno. Questo non mi meraviglia, perché nelle prigioni in Eritrea questo è un inferno che l'uomo ha creato. Gli uomini hanno fatto questo inferno, questo lager. Penso che capiate, secondo la situazione del paese, quando dico un inferno. Ho scritto un po' di cose sul libro, però ci sono tante cose che fanno le autorità eritree. እንደዛ ያለን 10 ወር ሴትዮዋ አንድ ቦታ ላይ አብረን እየተኛን 10 ወር ከሷ ጋር ተቀመጥኩኝ ማለት ነው። Sono stata 10 mesi con quella donna. እንደዚህ ስል እኔ ጠንካራ ወይም ኃይለኛ ሆኜ ሳይሆን የእግዚአብሔር ቃል ግን ያጸናኝ ነበር። Quando dico questo non è che per dirvi che sono forte o che ero forte, ma è perché la parola di Dio mi fortificava. ምክንያቱም ክርስትና ዋጋ ያስከፍላል. Perché il cristianesimo c'è un prezzo da pagare per il cristianesimo. ከዛ ማለት ብዙ ጊዜ የምጠቅሰው የአብርሃምን ህይወት ነው. E tante volte prendevo come versetto la vita di Abramo. ምክንያቱም አብርሃም በእርጅናው የተሰጠውን ኢሳቅ Abramo gli fu dato durante la sua vecchiaia il figlio Isacco. Su la messuat ka filistin iska midr moria 3 qanna 3 lit tawazin. Per offrire il suo figlio camminò dalla Filistea fino al monte Moria. Mi garme nagar no. Yesuwiye la innatu baka ba innatu yecherkana saw. E questo uomo era un uomo che era fortificato nella sua fede. በመጀመሪያ ቀንስ በቃ ምን ያረከነው ብሎ አምሮም አይጠይቀውም እንዴ?
Io mi chiedo, ma il primo giorno non si chiedeva ma cosa sto facendo, dove sto andando? Non è facile fare un cammino di 3 giorni per andare a sacrificare il tuo figlio, unico figlio. Ma lui rimane fermo tutti i 3 giorni fino alla fine per offrire un sacrificio di suo figlio. አንዳንድ ጊዜ መከራ ሲበዛብን እግዚአብሔር አያየኝም ወይ ምንድነው ይሄ ሁሉ መከራ ሚደርስብኝ እንላለን tante volte quando ci incontriamo degli ostacoli o dei problemi diciamo ma signore ma non vedi in che situazione sono ma perché sono in questa situazione እኔ ያ ሁሉ ሁኔታ ሳልፍ እግዚአብሔር ጨካኝ ሆኖ አይደለም tutti questi mesi che sono stata in quelle situazioni cattive non è perché Dio era molto forte, molto duro o molto cattivo su di me. Ma era la mia fede che era messa alla prova. Ma c'era già l'Abraham e allora? Abraham, indietro da me tu odi, zari a wokunyana. Ma Dio gli disse ad Abramo, oggi ho visto come tu mi ami. Xavier, bama karalai silicon. እንዴት እንደምንወደው መመዘኛችን ነው quando noi camminiamo nelle prove è un modo per Dio che possa vedere quanto tu lo ami ምክንያቱም ብዙ አገልጋዮች ቆመው ሲያገለግሉ የእግዚአብሔር ታላቅ ሰዎች tanti uomini di Dio quando servono Dio ታላቅ መሆናቸውን እናየው እንጂ ያለፉትን ጓዳና አናየው Noi vediamo la loro forza, la loro grandezza, ma non vediamo i problemi che hanno passato. Xavier domo tallak Xavier saw argo lewata kono mejemera mefeten allebe besat malef allebe. Se Dio ti vuol fare grande, devi passare per il fuoco. Work tzadatun ditawok besat malef allebet. L'oro per essere purificato, per essere brillante. Deve passare per il fuoco. Tamari ka and class wede and class sial fetena kawedeka min result yello. Un studente per passare da una classe all'altro deve fare gli esami. Se è bocciato non avrà nessun merito, ma se viene promosso avrà un merito. Lik Krishna romo ndezza no baka fetena yallefk yallefk mecherasha lay gin taratin regta botan tizallu. E così anche il cristianesimo sei provato, provato e nel mentre che sei provato sali su di gradine fin quando il Signore ti dà l'opera che Dio ha preparato per te. Gana makara sidersu tutaho mtir konoma minim mtamataw lowtum yellem. Ma se invece quando c'è il primo ostacolo, i primi problemi, abbandoni e te ne vai. Dio non può usarsi di persone che abbandonano la sua opera. ማለት በስራችሁ በትዳራችሁ በትምህርት ቤት ብዙ ችግር ያለባችሁ ሰዎች እዚህ ብትኖሩ ትችላላችሁ magari ci siete tanti che avete problemi nella famiglia nel lavoro nelle varie circostanze però Dio è sempre con voi se voi rimanete fermi nel suo cammino እምነታችሁ እያደጋችሁ መሄዳችሁ ምልክቱ ነው E queste sono le prove che vengono per fortificarvi nel suo cammino, nella cristianità. E questa è una prova che è venuta a voi per farvi crescere, non per diminuirvi. Bazzangzi, malati mi assun da minut, asra hulet kilo menamun, darsa shalwa yiblo, fokrubbi nebbar, mugnatim bat am kasiche nebbar, mugwal balam, mugb, መብላት ፈልግ ሷ ስለምትመታው ምናምን ምግብም ልትበላት ትችልም siccome quando ero lì dentro il container ero molto magra non riuscivo a mangiare a volte quando mi portavano quella pietanza di tipo di brodo c'è quella ragazza lì che veniva ce lo buttava e non ci lasciava neanche mangiare ማለት አንድ ቀን ኮንቴነር ውስጥ ተቀምጠ 24 ሰዓት አሁን በአእምሯችሁ
Adesso vi chiedo di immaginarvi di stare 24 ore in un luogo, in un container, chiuso, buio, dove non c'è niente, senza mangiare per 24 ore. ቀላል ነገር አይደለም ነገር ግን ክርስቶስ በመስቀል ላይ ካረገው ጋር ሲመዛዘን ምንም ቦታ የለው non è facile perciò voi pensate che è una cosa difficile ma a confronto di quello che il Signore nostro Salvatore Gesù Cristo è passato su quel legno della croce questo è niente. እኛ ክርስቶስ ምንከተለው ምግብ ስለሰጠን ምግብ ስላልሰጠን አይደለም noi non seguiamo Gesù Cristo perché ci ha dato da mangiare o non ci ha dato da mangiare ትልቁ ነገር የዘላለም ህይወት ስለሰጠን ነው ma la cosa importante è che lui ci ha dato la vita eterna ምክንያቱም የኛ ጥሪ ለየት ይላል perché la nostra chiamata è diversa ምግብማ በተለይ አውሮፓ ማለት ሳይበላ የሚያደርሰው የለም perché se si parla di mangiare specialmente in Europa nessuno muore di fame. በዛ ምክንያት ነው ደሞ ጳውሎስ እስር ቤት ሆኖ በጌታ ደስ ሲበላችሁ ደግሜ ደስ ሲበላችሁ ላለው ብሎ የተናገረው. Per questo motivo l'apostolo Paolo essendo in prigione diceva rallegratevi del continuo vi dico rallegratevi. ምገርም ነው እስር ቤት ውስጥ ሆነ ደስ ሲበላችሁ ስትልቆ የደስታ ምንጭ ከየት መሆኑ ስላወቀ ነው ጳውሎስ እንደዛ ያለው. Se l'apostolo Paolo da dentro la prigione diceva rallegratevi e del continuo dico rallegratevi nel Signore è perché ha capito che la sorgente della tua forza è nelle prove. አሁን ቢኖረን ተመስገን ባይኖረን ተመስገን ትልቁ ነገር እግዚአብሔር መንግስቱን ሰጥቶናል. Se ho gloria a Dio se non ho gloria a Dio ma la cosa importante che Dio ci ha dato la cosa più importante la vita eterna. Mi ደግፈን ማንም ሰው እናት አባት የሚወድን ሰው ይደክመዋል ለጥቂት ጊዜ ነው የሚረዳ. I genitori, i fratelli, gli amici, parenti ti possono sostenere per un po' di tempo, poi anche loro vengono meno. እሱ ከተከተለ ግን እስከ መጨረሻ ድረስ ነው በቃ አብሮ የሚጓዝ. Ma se tu sei con il Signore, lui ti sarà vicino. Ti sarà con te tutti i giorni fino alla fine. Amen. E dopo letta can iyetsalek bemezmur betsalot beziaver qal bemeblat no lout imimata. E questo porta un cambiamento nella tua vita quando tu sei con lui. Sei con lui vuol dire pregando, meditando la parola di Dio, adorandolo, testimoniandolo per il Signore. ሚገርም ነገር እዛ ቦታ መጽሐፍ ቅዱስ አይፈቀድም. Immaginate che lì dentro nel container non è permesso avere la Bibbia. ምክንያቱም በቃ ያለህን ነገር በቃ እንድታጠፋና አምሮን ስተ አደህ እንድትወጣ ነው ትልቁ ፕላን. La cosa che loro vogliono è che tu dimentichi così credono. Dimentichi perciò non devi avere niente contatto con la realtà cristiana. Perciò facendo così o dimentichi e abbiori la fede oppure diventi pazzo e una volta che sei pazzo non sei più una minaccia per la società. Mi garum neger gin be Elias zaman qarawoch neberu millaku qarawoch. E dice nella Bibbia che nel tempo di Elia c'era i corvi che erano stati mandati da Dio. በዚህ ዘመንም የእግዚአብሔር ቋራዎች አሉ በቃ የእግዚአብሔር ቃልን የሚያስተላልፉ. E anche oggi ci sono questi corvi che portano la parola di Dio. መጽሐፍ ቅዱስ በጭራሽ አይፈቀድም ነገር ግን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ 15 ጊዜ አነበብኩት እዛ ኮንቴነር ውስጥ. Non era permesso di avere la Bibbia ma credetemi ho letto la Bibbia 15 volte quando ero lì dentro. እዛ ኮንኮሎ የስል በመሃል ማነበው ትቼ ነው ማለት ነው ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ማለት ነው. Quando dico questo parlavo di leggere dall'inizio alla fine. እንዴት ትሉ ይሆናል ብዙ ጥያቄ
ሊፈጥርባችሁ ይችላል ነገር ግን በኤልያስ የነበረውን ቃራዎች አሁንም አሉ E voi vi magari vi chiedete ma se non c'è la Bibbia come fate a leggerla? E io vi dico che c'erano i corvi che portavano il pane, il cibo spirituale e mi cibavo da quello. Yenin qal menoru sitjemr izi qal yetsafo benanta ra yetsama. E quando tu vivi la parola di Dio, quello che è scritto nella parola di Dio sarà adempiuto nella tua vita. Alleluia, perché l'Eglisabirin qal miadersu ndawm lela mezhaft minnaneb nebere zahun. E leggevamo anche altri libri. Nessu liana denzizen beqa l'Eglisabirin qal indinrasa nebere neger gin yebase yetanekern haylenoch yihonnen yewotan. Loro cercavano i militari cercavano di separarci dalla parola di Dio, di non farci avere nessun contatto, ma invece noi leggevamo, ci fortificavamo sempre di più e diventavamo forti cristiani. መጨረሻ ላይ የሆነ ዶክተር ነበርና ጠየቀኝ እንዴት ነው እንደዚህ የጸናሽ ብሎ ሌተር ላከልኝ e a un certo punto un dottore mi mandò un biglietto scritto ma come hai potuto resistere tutto questo tempo cosa messo si sato ya messo የተቀበለኝ ሰውዬ ደግሞ በጣም ጀግና ታጋይ የሚባል እነሱ የሚተማመኑበት እስረኛ ነበርና ወረቀቱ እሱ ይዞ ሲያዩ በጣም እንደ እብድ ነው የሆኑት e io gli ho risposto a questo dottore però dovevo mandarlo attraverso una persona molto fidata però è stato preso questo biglietto che avevo risposto ምክንያቱም እኛ እዛ ቦታ መሆናችን የእግዚአብሔር ሰው እንዴት ከባድ መሆኑ እዛ ነው በቃ እኔ የገባኝ e lì in quella situazione in quel posto ho capito che noi figli di Dio siamo veramente forti ስንታይ ተራ ሰዎች ነን የምንመስለው quando ci vediamo ci sembriamo persone normali come tutti gli altri በውስጣችን ያለው ግን በጣም ኃይለኛ ነው ma quello che è lì dentro noi è molto più forte di quello che è fuori ይሄ ሰውዬ በእምነት ገብቶ ሲያዩት በቃ እንዴት እንደዚህ ይሆናል ብሎ ሾክ ነው የሆነው e questa persona che era entrato per motivo della sua fede anche lui si era meravigliato come hai potuto resistere tutto questo tempo in questa condizione cosa dingat ene mkhnat muqat slehone bizu atlebsimna izo awotun wededech e allora quando hanno trovato siccome io non mi vestivo molto perché c'era molto caldo mi hanno fatto uscire sun besenseret asserut a lui l'hanno preso l'hanno incatenato cosa migar menager dulla beka sounete lai yalleka beka ma hanno picchiato proprio forte 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 che rompevano anche i bastoni cosa besenseret tasre za mishitun mulu za skemetun malatno e ma hanno legato incatenata e ma hanno lasciato tutta la notte lì così migar machu ihe dibdeba neger ብዙ ነው በቃ ለምደ ነው ነበር ምክንያቱም ሁሌ ነው በቃ ወጥተህ ደበደባለ እንደዛ አይነት ነው le battiture era una cosa normale quasi di ogni giorno perciò eravamo anche abituati a questa vita di battiture በሙሉ ግን መግለጽ ስለማልችል አልፊ አልፊ ነው የምናገረው siccome non posso raccontarvi tutti vi racconto a spezzo ከዛ ለሊት መጡና እኔ ደሞ በቃ አሁንስ ሊያስገቡኝ ነው ብዬ ተስፋ አረኩኝ e quando sono venuti nella notte pensavo adesso magari avrò finito di soffrire e mi metteranno dentro ከዛ ሳይው ግን ለብቻዬ የተበላሸ ኮንቴነር እዛ አስገቡኝ ለብቻዬ invece mi hanno portato in un altro container molto messo male veramente messo male ብርድ ልብስ የለን ምን ይሄ በቃ እንዳልሁት እዛ አስገቡኝ በሰንሰለትም ታሰርኩኝ ማለት non c'è né coperta né niente ma hanno buttato in quel container incatenato ብርድ እንዴት ኃይለኛ መሆኑ በዛ ሰዓት ነው የገባኝ allora ho capito anche quanto è brutto aver freddo ከዛ ምን አልኩኝ በቃ እግዚአብሔር ካላለ ምንም ነገር ሊገሉኝም አይችሉምና በቃ ዘምራለሁ ብዬ መዘመር ጀመርኩኝ allora ho detto se Dio non gli permette
di ammazzarmi. Non morirò, possono fare tutto quel che vogliono. Perciò io canterò e ho cominciato a cantare in quella situazione. E ho iniziato a cantare nuovi cantici. Afkir kandi tazaki aka kanto atani ta amani naka nema sirti tira ay kon kon ta bilaka kasamo tune ይቅርታ ማለት በእናቴ ቋንቋ ስለዘመርኩ ነው ግራ የተጋባው ነገርኳችሁ ስታሪ ቼሎ scusate che perché l'ho cantato nella madre mia madre lingua La mattina sono venuti e mi hanno detto buongiorno, com'è dormito? E io ho detto, fortificandomi, grazie a Dio bene. Perché ormai non ho più paura di niente, non c'è niente da temere, perciò ho risposto secondo quello che Dio mi ha dato. ትናንት እንዳልኳችሁ ወንጌልን ሊሰብካት የሚችል እስከ ሞት ድረስ የጨከነ ሰው ነው። Come ho detto ieri, colui che vuole predicare l'evangelo deve aver deciso di predicarlo fino alla morte. በቃ በዚህ ነገር ስላደኩኝ ምን ፍራቻ የለኝም። Siccome sono cresciuta con questo insegnamento non avrei nessuna paura di morire. ከዛ አሩን ኢንተርቪው ልናረግሽ ነው ስለ የጻፍሽው ነገር አሉኝ። Allora mi hanno chiesto, noi vorremmo farti delle domande sulla risposta, su quello che hai scritto. Generalmente quando mi fanno delle domande in questo modo, prendo l'occasione di evangelizzare, di portargli la parola di Dio. በዛ ጊዜ ግን ከብርዱ የተነሳ አፌ ብዙ መናገር አልቻልኩምና መጀመሪያ ፀሐይን ፈልጋለሁ አልኳቸው። Però in quel giorno siccome ero nella notte buttata, picchiata, molto debole e gli dissi guardate, non riesco neanche a parlare, perciò vorrei stare un po' sotto il sole. ከዛ ፀሐይ ላይ አውጥቶ እደጅ እንትን አረጉኝ። Poi mi hanno messo fuori sotto il sole. Per riscaldarmi. ከዛ ጥያቄ ቀረበልኝ ማለት ነው ምንድነው እንደዚህ ጻፍሽው ምናምን ብሎ እኔ ደግሞ ወንጌል ነገርኳቸው ማለት ነው poi mi hanno preso e mi hanno chiesto ma perché hai scritto questo qual era il motivo e tutto quanto e io gli rispondevo però era l'occasione di evangelizzarli perciò gli davo l'evangelo ማለት እዛ የተጻፈው ለነሱ በቃ የሚያስደንቅ ነው ምን ማለት ነው ይሄ ምን ማለት ነው ይላሉ ምክንያቱም ወንጌል አይገባቸውም siccome quello che avevo scritto era scritto in un modo biblico e loro non lo capivano allora volevano una spiegazione di che cosa avevo scritto
Allora era stata l'occasione per me per evangelizzare. Cosa bisogna dire in minuto? Perché sono un essere umano, questo bradman di noi, ha come mi dicevano in avvero. E mi dicevano, ma a chi abbiamo messo dentro una persona, un essere umano, è un pezzo di ferro? Cosa mi dicevano, innanzi, ma c'è la scena di Tigallun, bicciana, c'è un ciruto. Nagargum, nessuno esagera che fa cadere la bicciana. Voi potete soltanto ammazzarmi, non potete farmi niente. Però anche quello, ammazzarmi, voi non potete ammazzarmi se non è nella permessa volontà di Dio. Perché tante volte quello che ci fa morire o ci fa indietreggiare è la paura. Tilluk umerqt masteralef mifellegaw wengelin lememesker mafrat yellebachu. Perciò il messaggio che vi voglio trasmettere, non dovete mai aver paura di trasmettere o di annunciare l'evangelo. Mekniatum sow yale edmiyum zum bulo aymotum. Perché una persona non muore senza raggiungere la sua età. Maninyum emnet yihunu yetelayaye emnet yihunu hedachu memeskerna tract mestet allebachu. Voi dovete andare a evangelizzare a qualunque confessione di religione che trovate. Se veramente l'Evangelo è dato con potenza, non c'è persona che non si sottomette all'Evangelo. Adesso il grande problema è che il Vangelo, la Chiesa non ha più forza. ቤተክርስቲያን በኃይል ብትወጣ ግን ሁሉም ይገዛ ነበር. Ma se la chiesa avesse avuto forza e uscisse con potenza di Dio, tanti o molti si sarebbero sottomessi all'evangelo. ማለት ምናገሮ ብዙ ነው ነገር ግዜ የለም. Avrei tanto da dirvi, ma non ho tanto tempo. ማለት አሁን ምፈልገው የፓስተር ስድስት ሰዎች የታሰሩ ፊልም ታይቶ ነበር. Io vorrei dirvi soltanto, avete visto quei sei persone che erano in prigione prima nel filmato? አንዱ ከነሱ የኔ ፓስተር ነው. Uno di quelli è il mio pastore. የሚገርም ነገር ስድስት አመት ነው እስር ቤት የኖረው. È stato 6 anni in prigione. እዚህ ቅርብ ጊዜ ነው የወጣው. È uscito poco tempo fa. የሚገርም ግን በጣም ይደበድቡት ስለነበረ አንድ ኮላሊቱ ወጥቷል. E siccome lo picchiavano forte, un rene era uscito fuori. Cosa assaiuni mindino chigre bakachu kulitun assaiuni bilo sitayek begeza kulitu attayo min millash agenye. Lui voleva vedere la sua condizione perché l'hanno operato, l'hanno fatto uscire il reno. Gli ha detto, fatemi vedere quel rene che avete uscito, avete tolto. Invece non l'hanno voluto far vedere. L'hanno buttato fuori dalla prigione perché dicevano, ormai questo qua è prossimo a morire. Anche l'altro rene è molto ammalato. Sta molto male. ልክ የኔ ደግሞ መጨረሻ ላይ በጣም ቶርቸር ስላደረጉኝ ኮማ ገብቼ በዊልቸር ነኝ የወጣሁት ማለት ነው. Anche la mia posizione che ero entrata in coma e sono uscita dalla prigione con la sedia a rotelle. ብዙ ፓስተሮች በጣም ሰውነታቸው ተበላሽቶ በመጥፎ ሁኔታ ናቸው ያሉት. Ci sono tanti pastori che sono veramente martorizzati, picchiati, seviziati e sono in una condizione molto dispiacevole. Ero andata poco tempo fa in Etiopia per vedere i giovani. ረፊጂ 15000 አንድ ቦታ ማዓይንም ይባል 9000 ምናምን እንደዛ ያሉ ወጣቱ በሙሉ ከአገር ተበትነው. ለኢትዮጵያ ci sono dei
rifugiati eritrei, 9.000 in un posto, 12.000 in un altro, 15.000 in un altro posto. Per questo motivo tanti giovani eritrei sono usciti e sono andati, sono sparsi in tutto il mondo. E siamo stati sparsi nel mondo. Settimana scorsa c'era una notizia che c'erano degli eritrei che passavano il mare dalla Libia per venire qui in Italia, purtroppo 500 sono morti. I nostri giovani stanno passando momenti veramente molto molto difficili. Mkniatum evangelist yihonu sowoch magbat aychilum wede Eritrea. Se sono evangelici non possono entrare in Eritrea. Yemotu mallu gorgwada bota yallu allu betam tesekayu hizb nacho. Sono persone che hanno passato, che stanno passando difficoltà molto molto gravi. Sono torturati, sono gettati nel sotterraneo delle prigioni, torturati in una maniera proprio inumana. Mi garmo neger gin indezza hono wengel iyesebogun yallut. Ma una cosa che vi meraviglierà, nonostante tutto questo, stanno ancora evangelizzando. Mi garmo tsahaye fejjacho letteken wengelin misebgu wotatoch aluzza. Ci sono tanti giovani, nonostante la loro debolezza, continuano a evangelizzare, a portare l'Evangelo alle persone dovunque si trovano. E il nostro Evangelo sta ancora operando. Alleluia. Amen. Alleluia.